In genere erano emozioni forti al contrario, no? Quando magari le perdevi al 92esimo, invece oggi devo dire veramente una partita fortissimamente voluta fino all'ultimissimo, tant'è che ho visto che quando ci siamo messi, quando abbiamo fatto gol e poi hanno rimesso in gioco il pallone, ho visto che la squadra era proprio veramente lì come falchi rapaci, perlomeno così sembrava, per riprendere il pallone e cercare di fare gol in quel pochissimo che restava. Quindi devo dire veramente una partita fantastica. Fino all'85esimo tutto sommato si era disputata una partita in cui non c'era una nettissima prevalenza dell'uno dell'altro, forse un po' di più il Toro, però poi in questi ultimi 7 minuti devo dire abbiamo visto qualcosa di bellissimo, emozioni incredibili e vittoria strameritata, e Torino a 48 punti, quindi siamo tutti molto contenti. Gol di Immobile e Cerci, i nostri due bomber, capocannoniere Immobile, coppia più prolifica del campionato Immobile e Cerci, 48 punti, meglio di così. E adesso c'è lo scontro diretto oltretutto con la Lazio, sabato prima di Pasqua. Esattamente, abbiamo con la Lazio a sabato prossimo appunto a Roma, una partita importante, poi ne mancano ancora comunque altre 4, però certo quella è già una partita fondamentale, quindi dobbiamo prepararla molto bene, ma credo che non ci sarà Cerci, però c'è una squadra. La cosa importante, Cerci è importante per noi, dà un contributo fondamentale, ha fatto 13 gol e tanti assist, però abbiamo una squadra che è una squadra che ha dimostrato di avere dei valori comunque sia, e quindi insomma direi che dobbiamo giocarcela alla grandissima, cercando di fare veramente il meglio. Credo che sia un appuntamento importante che prepareremo certamente bene. Chieda 5 finali, perché la volta scorsa ho detto 7 finali, direi che è andata bene. Sì, io non dissi finali in realtà. Io ho detto un mini torneo di 7 partite, 2 disputate con bottino pieno, 6 punti, ne mancano 5, il mini torneo continua evidentemente, mancano 5 partite e la prossima è sabato prossimo a Roma, quindi cerchiamo di fare veramente il meglio possibile. Presidente, se diciamo Europa? Ah no, questo io non la dico, non dico la parola, ma non per altro, perché secondo me è importante, come dire, concentrarsi su ogni singola partita e avere, come dire, anche l'interesse a questo mini torneo che i ragazzi hanno preso veramente sul serio, no? Per cui non parliamo di una parola vuota o piena, però la parola in sé non vuol dire nulla, quello che conta è come ci arrivi, come disputi le partite, cioè non è l'obiettivo in sé che conta, la cosa importante è come arrivi all'obiettivo, quindi quello che conta è il percorso, e quindi io credo che la cosa importante sia quella di continuare in queste 5 partite mancanti a giocare come si è fatto oggi, come si è fatto a Catania, e comunque sia con la voglia di vincerne, e come si è visto in questi ultimi minuti di oggi. Presidente, lei ha visto tanta euforia, la gente era proprio felice, ed è difficile, visto che i tifosi ne hanno passate tante, è difficile pensare di togliere a questi tifosi due giocatori così importanti come Cerci e Immobile. Si parlerà fra poco del loro futuro, di Immobile con la Juve e di Cerci col giocatore stesso. Ci sono delle novità? No, novità per il momento. I rapporti sono buoni, però. Sì, insomma, buonissimi rapporti, non abbiamo novità particolari da questo punto di vista perché non ci siamo ancora incontrati, ci vedremo. Io non voglio anticipare nulla perché, non avendo parlato con loro, credo che sia giusto aspettare di incontrarci, ragionare e parlarci, e poi per Cerci è un nostro giocatore, vediamo, ma insomma ho detto già tante volte di entrambi quello che penso, per cui non è che aggiungerei nulla. Per tenerli poi. Beh, ci mancherebbe, io sono giocatore, io farò di tutto per tenere la squadra tutta, per cui, e arricchirla possibilmente, intanto riscattando giocatori, perché ne abbiamo alcuni che sono riscattabili, e poi magari migliorandola se possibile in quelle cose che si possono fare per migliorare. Ecco, perché c'è la sensazione che la base sia molto molto buona, molto molto giovane, e veramente se si dovesse fare una rosa delle squadre di prospettiva, il Torino è nelle prime posizioni, magari non le primissime, ma sicuramente una squadra in grande crescita. Sicuramente, io ho detto, l'obiettivo nostro è quello di possibilmente rinforzare la squadra e non certo indebolirla, poi è fondamentale che i giocatori che abbiamo con noi, che vogliamo tenere, abbiano la stessa voglia di rimanere con noi, perché poi se non ce l'hanno evidentemente è inutile tenere un giocatore che non vuole stare. Però, Presidente, abbiamo detto tante volte, insomma.
Una parola forse doverosa su Gazzi, un'annata difficilissima la sua, oggi è entrato in campo, ha dato sostanza a tutta la mediana, davvero qualcosa di straordinario. Una domanda che mi fa piacere di poter rispondere, perché abbiamo un giocatore che è veramente eccezionale, ha avuto un inizio di stagione travagliato per motivi diversi, però ha continuato a lavorare con grande impegno e poi pur in un ruolo, come dire, è in un modulo di gioco che magari non esalta le sue qualità, però quando entra in campo come oggi dà un contributo essenziale, importante, e anche oggi ha fatto veramente in quei 25-30 minuti qualcosa di notevolissimo, un ragazzo eccezionale, uno dei ragazzi veramente più professionali che ho mai conosciuto, per cui devo dire complimenti. Senta Presidente, lei ha fatto già un regalo un po' prima di Pasqua ai tifosi, e sto parlando ovviamente del Philadelphia. Ah, certo. Beh sì, non soltanto io certamente faccio la mia parte, la Fondazione Mamma Cairo diciamo partecipa, in più ha voluto fare una cosa in più per sveltire le cose, cioè ha acquistato il progetto dagli architetti per poterlo regalare alla Fondazione Philadelphia ed evitare di avere diciamo un lasso di tempo per fare bandi, gare eccetera eccetera, che avrebbe fatto perdere alla costruzione di Philadelphia qualcosa come 5 mesi, per cui insomma direi in questo caso con la Fondazione Mamma Cairo, comprando il progetto e regalandolo alla Fondazione Philadelphia, recuperiamo i 5-6 mesi che avremmo perso dovendo indire un bando per comprare il progetto, quindi in questo senso è un piccolo regalo, una sorpresa nell'uovo di Pasqua del tifoso Granata per Pasqua. Grazie.